Salve ragazzi, quello che vi parla e ben ritornati con un altro episodio di Pokémon Advanced Adventure. Allora, non mi rivedete nello stesso punto della parte precedente perché... Allora, prima di tutto, uno, perché volevo chiedervi scusa per il ritardo di questa parte, ma ho avuto problemi con Camtasia che praticamente non mi voleva modificare bene l'episodio, infatti il file era danneggiato, porca miseria. E per lo più, grazie al cielo, non avevo fatto quasi niente. Sono semplicemente andato a destra dalla scorsa città, dove troviamo semplicemente un centro Pokémon e questa caverna da esplorare. Quindi andiamola ad esplorare. E Linkin Cavern, diciamo che la strada un po' me la ricordo, ma non perfettamente. Io dovrei andare via tra poco, ma preferisco prima registrare questo episodio finché ho un attimo di tempo libero e poi me ne vado via, tranquilli. Dunque, qua non potevamo passare, quindi si va di qua. Non l'avevo visitata tutta, vi voglio ricordare questo, infatti ho subito sbagliato strada. In questa caverna voglio semplicemente dire di riempirvi di repellente, perché troverete Pokémon ogni secondo. Guardate qua, guardate qua che stress. Uno stress terribile. Io avevo parlato per un quarto d'ora nella parte precedente e quindi il file era danneggiato. Ma perfetto! Ora, adesso non so se finirò questa caverna in questa parte oppure nella prossima. Fatto sta che in 10 minuti, cavolo, dovrei riuscire a trovare un'uscita. Almeno è quello che spero. Stupidi Pokémon selvatici. Ah sì, ci sono anche degli allenatori che sono un po' forti, ma sono, diciamo che sono messi qui per rompere più che altro le balle, non tanto per essere potenti. E vi chiedo anche scusa se su PokéTubers, come lo dico io col mio accento da inglese perfetto, chiedo scusa se non ho messo un'altra parte di Ash Gray, ma è sempre per i motivi precedenti, che ho avuto problemi con Camtasia che mi danneggia i file. Adesso spero che questo episodio si risolva tutto. Se si risolve bene, se non si risolve molto male. Allora io salvo qui perché la strada da sto punto non me la ricordo, non me la ricordo minimamente. E sti Pokémon veramente sono una pressa al culo. Sono veramente, porca, sono veramente una cosa indescrivibile e inaccettabile. Inaccettabile Snaggle. Infatti, allora scusate se faccio così. So che non è esattamente lecito, però vaffanculo, che diamine. Io vengo qui con tutto il buon cuore. E sti porca puttana di Pokémon, però non ha niente da fare. Ecco, anche qua chiuso, perfetto, assolutamente ottimo. Proviamo, che ne so, ad andare di qui. Io non so veramente la strada, perché ci sto giocando con voi e per voi. Dunque, Cristo santo intorno. Scusate. È una cosa impossibile. Porca miseria, basta, vi prego. Tanto non vi catturo, mi fate schifo. Comunque, avevo visto a questa parte degli allenatori e delle scale. Quindi sono fortunato? Sì, dai, vai così. Ok. Allenatori siete? Una benedizione. Oh. Un semplice Onix, strano, però va benissimo, perché tanto sei scarso. Sì, però potevate settare delle frasi a dire a questi bot del cavolo. Solo sfidami, sfidami, sfidami. Aerodactyl, e là. Porca miseria. Porca, 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 porca. Vabbè, dai, stai scherzando. Non capisco perché mi utilizzava sgomento quando sarebbe servito a ben poco. Questa sfida, sì, ci sto mettendo un pochettino troppo a farla. E avete ragione, perché comunque è noiosa. È veramente noiosa. Ma siamo riusciti a vincere. No, ho intanto imparato Sina, benissimo. Ah. Ma sì, va bene, lui puoi anche mettere un KO, non frega niente. Oh sì! Sono uscito. Oh, che belli! Ci ha messo
Oh, che belli! Allora, ci ha messo, come avete visto, i teschi tipo film, come si chiamano? Western, dove muoiono tutti gli animali, che bello! Allora, mi sposto solamente che non abbiano mosse di tipo... com'è che si dice? Mosse di tipo erba. Ho sbagliato assolutamente e alla grande. Per fortuna. Allora, allora, speriamo bene. Non voglio proprio mettere capo alla squadra. Ah no, ho premuto a caso. Ah, però ho vinto. Quindi salviamo. E sì, meno male che ho delle pozioni. Ah sì, qua c'era tutta l'animazione di io che davo le pozioni. Che palle. Non me lo ricordavo questo pezzo. Sono rimasti solo Tropius e Zangoose, i due Pokémon che causavano più problemi. Mi sono rimasti in vita. Ovviamente nella storia davano problemi, non a me, anzi, per carità. Torchic, non mi servi. Anche se potrei, ad esempio, utilizzarvi come starter. Oh, ho ottenuto una Timer Ball, che bella. Allora, per andare avanti devo andare di qua. No, dai, non dirmi che devo per forza sfidare il tizio, dai. Ma insomma, perché li mettete così a random? Allora, un Clefairy. No! Mi è finita. No. Dunque, mi è finito. Mi è finita la mossa. Sassata. E vabbè, sono cose che capitano. Quindi utilizzo attacco rapido. Ma va bene lo stesso. Salgo comunque di livello. Qua utilizzo invece inseguimento super efficace. Non gli faccio così niente. Non è un problema, non è un problema. Allora, abbiamo sconfitto il tizio. E... oh Gesù. Oddio, ma che strade contorte vi siete inventati. Vi prego, voglio solo arrivare in una nuova città. Non voglio fare nient'altro, ve lo prometto. Sarò un bravo bambino. No. Aspetta, qua è solamente per una Pokéball, quindi può aspettare. Ok, Madonna, che strade contorte. Villaggio del fuoco. Oh. E quindi in questo villaggio avremo un nuovo Pokémon da sconfiggere. E una palestra, spero. Andiamo nella casa. Ti piace pescare? No? Prendi questo. Amo buono. Vabbè, grazie. Cioè, io non mi lamento, anzi. Ben venga il tuo aiuto. Dov'è il centro Pokémon? Non c'è un centro Pokémon. Ehi, insomma, un po' di rispetto. Un po' di rispetto per chi fa let's play. Ok, faccio riposare la mia squadra. Perfetto, allora ragazzi, io termino qui l'episodio. Lo so, è molto corto, ma nella prossima parte vedremo insieme meglio che cosa dover fare. Un saluto da Teo, arrivederci al prossimo episodio. Mettete un bel mi piace e ciao ciao.